Chiedo un attimo di silenzio, così lasciamo subito la parola al direttore e apriamo la seduta di oggi. Prego, direttore. Lozzi. Guardiamo gli interventi. Alabiso. Ariano. Biondo. Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. Bene, non so quale microfono stia. È il mio? Fischia. Allora, ci sono 16 presenti e 8 assenti più la Presidente e c'è un giustificato per il consigliere Gunnella. Apriamo quindi la seduta. Allora, intanto gli scrutatori sono oggi la consigliera Ariano, il consigliere Guido. E il consigliere Ciancio. Allora, prima di iniziare la seduta di oggi, io vorrei, come d'accordo con tutti, perché credo sia proprio il caso, osservare un minuto di silenzio per Pamela. E quindi tutti ben conosciamo, sappiamo la sua storia, credo ci sia poco da aggiungere e quindi chiedo a tutti di osservare. Grazie a tutti, una cittadina del nostro territorio, non c'è bisogno, credo, di aggiungere altro, siamo tutti d'accordo sulla considerazione di quest'atto. Dunque, iniziamo la seduta di oggi. Proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Baglio, Piccolo, Di Biasi, Tempesta, Corsetti, Pelonzi,
Palumbo, Giachetti e Celli, avente ad oggetto linee di indirizzo per la gestione e la valorizzazione del verde urbano e del paesaggio del Comune di Roma e regolamento per gli interventi, la tutela e la fruizione del patrimonio verde urbano pubblico e privato. Protocollo numero RC29575-2017. Lascio la parola al relatore, consigliere Ariano. Grazie Presidente, e buon pomeriggio a tutti i colleghi consiglieri. Semplicemente, dunque, questa proposta di deliberazione c'è giunta ed è stata messa in prima calendarizzazione, ed è stata posta in calendarizzazione all'ordine dei lavori della Commissione terza in data 19 gennaio 2018. È stata poi nuovamente posta in discussione in data 2 febbraio 2018 e la Commissione si è espressa in maniera contraria. Non altro da aggiungere. Ci sono altri interventi? Consigliera Biondo. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Sì, solamente per ribadire ai miei colleghi quanto abbiamo già detto in commissione, perché aggiungo diciamo un elemento interessante per interventi. Ci sono altri interventi. I microfoni fanno un po' di beat. No, se non ci sono interventi può concludere lei la discussione, consigliera. Grazie Presidente. sì, dunque faccio riferimento alla dichiarazione della collega consigliera Biondo, in quanto già a suo tempo, in data 19 gennaio, quando abbiamo la discussione in merito a questo documento, e anche oggi noi non abbiamo ricevuto il testo del regolamento. Ovviamente noi ci basiamo, nella maggior parte dei casi, su quelli che sono ovviamente i pareri che vengono resi
giudici preposti per materia a valutare in maniera più specifica l'atto. E oggettivamente, infatti, come noi tutti già sappiamo, il Dipartimento Tutela Ambientale si è espresso in maniera contraria. Ora, una cosa che dicemmo anche in data 19 gennaio, all'avvio della discussione, fu appunto che, come in tantissimi altri casi di regolamenti che sono stati presentati nel corso di questi ultimi 18 mesi da parte delle opposizioni, quindi sia il Partito Democratico in questo caso, sia le altre opposizioni, non si fa assolutamente riferimento a quelli che sono gli atti dell'attuale amministrazione, e quindi è evidente che nel momento in cui comunque un atto viene comunque presentato, io non voglio stare, cioè non vogliamo fare dietrologie assolutamente, ma quando nel merito si parla di linee guida, linee di indirizzo e non si fa assolutamente riferimento in modo specifico alle direttive emanate con una deliberazione di giunta, la numero 66 del 2017, che appunto sono state licenziate da questa stessa amministrazione, allora insomma sovvengono vari dubbi, forse magari questo si trattava magari di un documento già risalente nel tempo e che si è cercato di presentare prima per appunto forse magari ha detto bene una collega Biondo, forse per motivazioni politiche. Ecco, allora noi non vogliamo strumentalizzare quelli che sono insomma gli atti o i contenuti, e come sicuramente tutti ci possono riconoscere nell'ambito della Commissione Terza ci basiamo su quelli che sono i lavori fatti insieme, quindi sul testo ovviamente valuteremo. Mi è stato riferito appunto, io non ero presente lo scorso venerdì, che non è stato possibile diciamo affrontare in modo più specifico la discussione con i colleghi perché purtroppo l'opposizione non c'era, quindi ci siamo trovati a votare l'atto senza appunto i proponenti. E questo mi dispiace molto perché appunto io non ero presente insomma, per motivi personali, e quindi mi dispiace che non si sia potuto poi anche verbalizzare quel valore in più aggiunto che l'opposizione, quale proponente appunto dell'atto, avrebbe potuto certificare nell'atto appunto precedente a questo Consiglio. Quindi rileviamo appunto che sicuramente nel tempo, quando verrà depositata la proposta da parte dell'attuale maggioranza, vedremo i contenuti nello specifico. Ribadiamo che vi è una deliberazione di giunta, la numero 66 del 2017, licenziata lo scorso anno, e che contiene già le linee guida per la predisposizione del regolamento del verde. Nelle more della presentazione del regolamento del verde valuteremo poi quelli che saranno i contenuti successivi e gli eventuali valori aggiunti che cercheremo di dare. Grazie. Dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Biondo. Grazie Presidente. Il Partito Democratico voterà favorevolmente rispetto a questo atto, e diciamo semplicemente per chiarire, è stato depositato prima semplicemente perché era già stato depositato nella precedente consiliatura, era un atto già in discussione e quindi non c'è nessuna motivazione politica se non quella di voler portare avanti un lavoro costruito con le associazioni negli anni e che non si era riusciti a portare a termine. Rispetto a questo noi ci aspettiamo maggiore ascolto dalla maggioranza. Allora, ricordo che la... È difficile oggi. Ricordo che la delibera per espressione di parere... La delibera per espressione di parere contiene già il parere negativo, quindi se si vuole approvare il parere negativo ci si dichiara favorevoli. Scusate, allora contrari al parere contrario. Esatto. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio. Sì, grazie Presidente. Sì, anche io per dire poche cose rispetto alla partecipazione in questa commissione. Anche io in commissione ho detto che questo era un lavoro che partiva da lontano e rigradito che non si perdesse ulteriore tempo
rispetto al lavoro fatto. Non è importante la primogenitura di un atto, ma è importante quello che contiene l'atto. Addirittura ho proposto di fare un ordine del giorno per salvare le cose giuste che nelle nuove linee guida erano state apposte, ma non dal singolo, ma dal quello che è arrivato dalle associazioni e nel tempo dalla richiesta dei cittadini. Invece ho notato la chiusura ermetica in commissione da parte della Presidente, dicendo c'è già un altro regolamento in itinere, in corso di esecuzione, ma se poi dovremo rilevare che il lavoro è lo stesso e non cambia nulla, è solo una perdita di tempo, avremmo dovuto semplicemente mettere apporre un'approvazione sincera e corretta, perché se poi il regolamento e le linee guida coincidono con un lavoro già fatto in commissione, questo lo ricordo anche dalla precedente consigliatura, diventa solo una perdita di tempo. Quindi adesso staremo a vedere quello che arriverà. Momentaneamente io mi sento di dire che questo sarò contrario al parere contrario di questo regolamento, che poteva essere un passo avanti. Intanto potevamo iniziare, o addirittura, come ho suggerito in commissione alla Presidente, gentilissima Presidente, di redigere un ordine del giorno per, se voleva, si è negata un po' questa possibilità, che non era altro che salvare perlomeno le linee più importanti. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Ce ne sono? No, non ce ne sono. Ariano. Scusate, veramente. Grazie Presidente. Io oggi ho la febbre, non ricordo bene di essere stata così perentoria in quella prima occasione, anche perché sinceramente in data 19 gennaio, a parte leggere quelli che erano i pareri allegati a questa proposta, avevamo rimandato la discussione alle due settimane successive per far sì che sia l'opposizione proponente sia la maggioranza di questo municipio potessero meglio valutare il documento. Quindi sinceramente questa perentorietà che lei mi riconosce, io insomma rimango anche un po' sorpresa, non credevo insomma che un'apertura di due settimane per tenere conto delle vostre esigenze, perché lei prima ovviamente faceva parte di quell'opposizione, potesse essere insomma letta in quest'altro modo, però that's politics, no? E questa è la politica. Lei ha ragione, anche noi, mi prendo proprio solo questo per fatto personale, questo minuto in più, ha ragione, anche noi tendiamo a pensare che siano anni che l'amministrazione di Roma Capitale necessiti di vari regolamenti. Fatto sta che la maggior parte dei lavori che sono stati iniziati negli anni precedenti pare che cadano rovinosamente sui tavoli attuali, sempre in barba e sempre senza tenere in considerazione quelli che sono gli atti posti da questa amministrazione. Io ritengo, come credo anche i cittadini ovviamente hanno votato per questa amministrazione, che quindi nel 2016 hanno deciso che la maggioranza fosse quella del Movimento 5 Stelle, sia quantomeno, voglio dire, irrituale ribadire determinati percorsi tenendo assolutamente da parte quella che è una deliberazione in vigore. Oltretutto posta in questi ultimi 18 mesi, quando molti degli amministratori che ci dicono che il tempo presto che è tardi hanno avuto modo di regolamentare le cose per più consigliature, quindi senza soluzione di continuità. Rimango sempre più sorpresa, devo dire. Grazie, quindi noi voteremo favorevolmente al nostro parere contrario. Grazie. Beh, consigliere Ariano, è riuscita a stare in due minuti, quindi il minuto in più non è servito. Andiamo avanti con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
12 voti favorevoli, 5 contrari e un astenuto, quindi la delibera per espressione di parere con parere contrario viene approvata. Passiamo al punto successivo. Proposta di deliberazione per espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Coia, al consigliere Coia, avente ad oggetto modifica del regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 30 del 1 giugno 2017 con ripubblicazione integrale, protocollo numero RC 36050 del 2017. Chi vuole illustrare? Consigliera Tripputi. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Questa proposta di deliberazione di iniziativa consigliare a firma del consigliere Coia, avente oggetto modifica del regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione Assemblea Capitolina numero 30 del 1 giugno 2017 con ripubblicazione integrale, giunge in commissione per la discussione e l'espressione parere. Nella suddetta commissione si sono letti e discussi tutti gli articoli oggetto di modifica, rilevando che a molti di questi sono apposte delle correzioni di errori materiali. Abbiamo analizzato ben 28 articoli. Faccio solamente un piccolo escurso di alcuni articoli dove ci siamo soffermati un po' di più. L'articolo 3 bis, obblighi, divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su posteggio, cito alcuni punti che comunque erano citati sulla delibera 30 e che sono stati raccolti in questo nuovo articolo. Infatti questo sarà un articolo che farà parte della nuova delibera, il 3 bis. Divieto di vendita a mezzo di apparecchi automatici su aree pubbliche. L'operatore è obbligato ad esporre visibilmente sia l'originale del titolo autorizzativo che dell'atto concessione. Divieto di occupare superficie maggiore o difforme da quella risultante dall'atto di concessione, anche con piccole sporgenze, nonché gli spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e alla circolazione pedonale e veicolare. Divieto di appendere merci o materiali agli aggetti tendari, alle tende e ombrelloni, qualora il posto fisso o a rotazione sia posizionato di fronte a esercizi commerciali in sede fissa, compromettendone la visibilità. Divieto di utilizzare come spazio espositivo la proiezione della tenda eccedente a quella del posteggio al suolo. Il posteggio, al termine della vendita, deve essere lasciato sgombero di strutture e materiali. Divieto di uso di generatori per la corrente ed alimentati con carburante fossile. Viene inserito ex novo l'articolo 11 bis riguardante alle condizioni per rilascio delle autorizzazioni subordinato al versamento a titolo di deposito cauzionale di un importo pari al canone annuale tramite assegno circolare, bonifico bancario su conto corrente e pago PA, a garanzia dei danni eventualmente arrecati dal posteggio, con diritto di rivalsa da parte dell'amministrazione comunale per eventuali pendenze e crediti in alternativa. Tale cauzione potrà essere sostituita da apposita polizza fideiussoria di pari importo. Assenza di posizioni debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi e o canoni. All'articolo 35, riguardante le rotazioni, è stato specificato meglio le competenze sia dei municipi che del Dipartimento. Infatti con questa modifica i municipi spetta l'individuazione e delimitazione delle aree e ai dipartimenti e al Dipartimento la vigilanza e prosieguo del procedimento di rilascio delle concessioni. All'articolo 36 si introduce il rilascio di una targa identificativa che riporti il logo di Roma Capitale e il numero di concessione. All'articolo 40 è previsto per i municipi la competenza per il rilascio di autorizzazioni di vendita su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante. All'articolo 44 viene inserita nuova tabella delle sanzioni con altre voci. La Commissione ha espresso parere favorevole senza portare alcuna osservazione. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, consigliera Biondo. Grazie. Io ringrazio la Presidente della Commissione per averci esplicitato le principali modifiche alla delibera 30, però io penso che questa è una di quei temi molto attesi e molto discussi nella nostra città, molto più di altri, e quindi oltre a leggere gli articoli sarebbe
interessante veramente capire verso quale direzione si sta andando, innanzitutto a partire dal fatto che il fatto che noi ridiscutiamo questa delibera dopo oltre 7-8 mesi, perché mi sembra fosse quest'estate quando era stata approvata in Assemblea Capitolina, significa innanzitutto che, per fortuna, perché quando si tratta di cose così importanti, tornare indietro dove si è sbagliato è solamente una forma di intelligenza, c'è però un'ammissione di colpa da parte del Presidente Coglia rispetto al fatto che anche questa volta era andato troppo di fretta e non aveva ascoltato gli operatori, perché quando continua a dire di aver ascoltato gli operatori, noi con onestà gli dovremmo ricordare che gli operatori sono stati ricevuti dalla sindaca alle 11 di sera nella notte in cui contemporaneamente in Assemblea Capitolina si approvava questa delibera, e io penso che questo, al netto del fatto di chi ha torto e chi ha ragione, perché non c'è, diciamo, chi ha torto e chi ha ragione quando si amministra una città, c'è però una questione innanzitutto di rispetto per chi ha un lavoro, vive in questa città e lavora in questa città da tanti anni, e io credo che ricevere quegli operatori mentre nell'altra aula si approvava la delibera sia stato molto peggio che non riceverli proprio, e questa cosa ce la dobbiamo ricordare. Nel frattempo quindi però le proteste, gli approfondimenti, forse qualche brutto sogno, dei ripensamenti, io però penso finalmente che su alcune cose questa amministrazione sia tornata indietro, e spero però, al netto delle questioni specifiche, che questo fatto ci insegni più di tanti altri che è necessario prima discutere e poi prendere delle decisioni. La stessa cosa soprattutto perché sul settore del commercio sta succedendo più che su altre questioni in questa città. È del 29 dicembre la lettera del Comune di Roma che revoca le convenzioni con tutte le AGS dei mercati rionali senza che i presidenti delle AGS dei mercati rionali fossero mai stati coinvolti veramente in questa decisione. Non lo dico io, lo dicono i cittadini, e se lo dicono i cittadini probabilmente avranno ragione, avranno torto, ma evidentemente non vi siete spiegati bene, e su questo bisogna essere un po' più umili. È stata revocata la convenzione e ad oggi non sappiamo chi si occuperà della manutenzione e della pulizia dei mercati. Ci sono dei contratti in corso delle AGS con la ditta che si occupa dell'antincendio, delle pulizie, della manutenzione, e su questo anche non c'è una risposta. Non è stato fatto un tavolo per discutere la nuova convenzione che legittimamente il Comune di Roma vuole predisporre. Ecco, lanciare dei segnali così forti senza dare un'alternativa a questa città è una cosa molto pericolosa, e lo stiamo vedendo anche per quanto riguarda in particolare questo territorio, perché dopo una scelta che è stata fatta sulla via Tuscolana, che abbiamo anche discusso insieme, però mi sembra che obbligo dell'amministrazione sia anche quella di ascoltare, di dare alternative e di capire quali sono le richieste legittime delle categorie. I sindacati non sono stati coinvolti, gli operatori non sono stati coinvolti. Rispetto a questa modifica specifica non posso dire altrettanto, perché io ho seguito, diciamo, la polemica di questi mesi, ma soprattutto l'angoscia di quelle giornate di giugno. Voglio solo sperare che per fare questo lavoro il Presidente Coglia si sia seduto ad un tavolo con un po' di e con le orecchie abbassate innanzitutto per dire scusate, credo di aver sbagliato, dato che dopo 9 mesi, come è successo in tante altre occasioni, ridiscutiamo lo stesso tema, e quindi forse invece di discutere per 2 giorni più 9 mesi si sarebbe potuto discutere per 2 mesi e non perderne 7, dato che ne fate sempre una questione di tempo, di soldi e di sprechi. Io penso che questa è stata l'ennesima occasione per dimostrare alla città che non si aveva una visione su questo, per dimostrare alla città che non si è disposti a prendere legittimamente delle decisioni perché siete stati votati dai cittadini di questa città dopo aver però ascoltato tutti. Questo dover punire tutti perché qualcuno, e torno sui mercati, perché qualcuno in questi anni si è comportato male, ne abbiamo parlato anche in questo municipio. Io vorrei sapere chi sono i presidenti dei mercati di questo municipio,
che non hanno fatto un bilancio trasparente o avete il sentore che si siano rubati dei soldi, perché li vorrei incontrare in commissione invece di prendermela con quelli che invece hanno sempre presentato dei bilanci trasparenti. Se il coraggio deve essere la parola che portate nella vostra bandiera, io credo che questo sarebbe stato il vero coraggio: prendere le situazioni caso per caso, capire chi andava punito con più forza di quanto è stato fatto in passato, ma invece garantire e valorizzare quegli operatori che da anni svolgono un servizio in questa città e che lo hanno fatto nonostante il Comune di Roma non gli desse tutta l'agibilità e l'accessibilità per farlo. Quindi io credo che anche questa volta, nonostante apprezzo lo sforzo seppur tardivo, questa delibera sia assolutamente insufficiente. Altri interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, vorrei aprire intanto questo intervento ringraziando intanto il consigliere Carlone, che invece è sempre presente alle commissioni. So che è una cosa normale, ma a quanto pare non lo è, cioè dovrebbe rientrare nella normalità, ma spesso e volentieri ci troviamo con una sola opposizione in commissione, quindi io capisco che tante cose poi dopo non si possono recepire. Detto questo, allora, premesso che queste modifiche sono per sistemare alcune cose, ma veramente che non sono fondamentali ai fini della stessa delibera, che sia chiara la cosa, cioè c'erano dei piccoli refusi, c'erano stupidaggini e poi determinate cose che andavano un pochino incontro anche a loro, perché avevano fatto delle richieste, quindi era giusto che noi comunque, oltretutto che ricordo bene che sono stati auditi tutti quanti e mi ricordo che c'ero anche io nelle commissioni capitoline, ma non solo. Quando mi si dice che non sono stati auditi anche nelle nostre commissioni i presidenti dei mercati, penso che sia un discorso fuorviante e anche abbastanza diciamo non veritiero, perché ce lo ricordiamo tutti o meno, nel senso che tutti quelli che hanno partecipato alla commissione hanno visto che tutti i presidenti sono venuti nella commissione, l'abbiamo udito un po' tutti. Poi consigliere Carlone che mi darà atto se ne ha visti qualcuno dal momento che lui c'è sempre, quindi io non capisco alcune cose, vedete? Uno vuole andare su una linea che è quella dell'essere propositivo, no? Però si cerca sempre poi di trovare le colpe, no? In una propositività non c'è mai la colpa. La colpa non c'è mai. Perché di fatto, sto dicendo, le modifiche, e forse, ripeto, se eravate con noi a discuterle, vi sareste resi conto che magari erano veramente stupidaggini in linea di massima, perché la delibera rimane quella. Un'altra cosa fondamentale, per le concessioni che sono state tolte per rimettere, adesso verranno rimesse, e in più, le dico anche di più, che le concessioni le convenzioni, scusi, volevo dire un'altra cosa fondamentale è questa: il consigliere Coia, presidente della commissione commercio, sta ascoltando tutti i presidenti uno alla volta. No, questa qua è una cosa che è avvenuta già da prima, e le dico di più, che parliamo addirittura, li ha cominciati ad ascoltare ancora prima che delle elezioni che sono state fatte per Ostia, per il 10° municipio. Quindi parliamo già da tempo che ha cominciato a fare un iter. Sono state interrotte in questo momento perché c'era il discorso del bilancio e quindi sono state interrotte, ma adesso proseguirà ad ascoltare tutti. Questo per dire che comunque si sta andando su una via di dialogo verso queste persone, non solo, ma il presidente Coia, e mi ricordo, e questo forse mi darà ragione anche la presidente Tripudi, che è andato più volte anche nei mercati insieme alla nostra presidente della commissione. Quindi, voglio dire, un dialogo aperto c'è stato sempre. Non è che si è dovuto creare un qualcosa di fittizio
servizio o qualcosa perché all'ultimo momento. Niente all'ultimo momento. Anche noi, quando abbiamo fatto la delocalizzazione di via Tuscolana, sono state ascoltate tutte le categorie, ma sono state ascoltate già da un anno e tre mesi fa. Perché? Nelle commissioni capitoline ci sono andati e c'eravamo anche noi, purtroppo c'eravamo anche noi. Poi sono stati auditi, in tutto sono state audite tante volte, non una volta sola, quindi voglio dire, no? Si tende tante volte a dare notizie con pressappochismo e a volte anche false. Quindi io vorrei che da oggi almeno si dicessero le cose così come stanno, poi si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo, ma la finzione bisogna farla finita. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Allora, se vuole finire la discussione. Consigliera Tributi. Grazie Presidente. Volevo chiarire un paio di concetti. Allora, punto 1. La delibera, si sente? La delibera 30 è un lavoro frutto proprio di tantissime audizioni che il consigliere e presidente della Commissione Commercio Capitolina ha messo in atto ancor prima di redigerla. Tant'è vero che ci sono degli accorgimenti in questa delibera che sono scaturiti appunto dagli incontri non solo con le associazioni di categoria ma anche con gli uffici, perché si era rinvenuto appunto che c'erano delle complicanze anche da parte degli uffici amministrativi. Sì, è vero che ha fatto un passo indietro Andrea Coglia, ma non ha fatto il passo indietro perché ha riconosciuto gli errori, attenzione, ha semplicemente capito che c'erano alcuni articoli che non erano ben chiari e soprattutto che creavano in un certo qual modo delle facili interpretazioni e sbagliate tra l'altro. Voglio anche aggiornarvi che dal mese di giugno, dalla notte, da quella famosa notte, Andrea Coglia ha fatto ben 8 commissioni e 10 incontri per redigere poi queste modifiche che oggi noi stiamo andando a votare. Volevo anche dire un'altra cosa, per quanto riguarda i presidenti di AGS, prima di Natale sono stati richiesti i bilanci di tutte le AGS e questi bilanci, tra l'altro, non tutti sono stati spediti al Dipartimento, quindi il Dipartimento non era fornito di tutti i bilanci di tutti i mercati di Roma. Tra l'altro erano stati richiesti i bilanci del 2015 e 2016 e mandarono solamente quelli del 2015. Io ci sono stata 2 o 3 volte presente a uno di questi incontri dove ovviamente c'erano i presidenti dei mercati del nostro territorio e devo dire che alcuni bilanci non erano neanche tanto chiari e quindi giustamente il presidente della commissione ha voluto incontrare a uno per avere dei chiarimenti. Quindi i presidenti delle AGS in quelle occasioni erano già stati messi al corrente che la convenzione sarebbe stata comunque rivista per poi metterla in pratica, ma questo processo verrà attuato con la condivisione di tutte e due le parti. Tant'è vero che all'ultima commissione a cui ho partecipato circa 2 settimane fa, e c'erano alcuni presidenti di AGS, ma non c'erano i presidenti di AGS del nostro territorio, nonostante fossero stati invitati, si è deciso effettivamente di fare questo percorso condiviso con entrambi le parti coinvolte. Per quanto riguarda queste modifiche, secondo la nostra commissione, che come ripeto è stata approvata con 4 favorevoli e 3 astenuti, perché ovviamente come poc'anzi stava dicendo il consigliere Candigliota,
dell'opposizione noi abbiamo avuto il piacere di confrontarci solo con il consigliere Carlone, ed è stato direi anche un bel confronto. Questa delibera non va a fare altro che a facilitare la sua attuazione e da parte degli uffici e da parte delle associazioni di categoria. Io non mi soffermo sulle varie contestazioni perché mi sembrano alquanto strumentali, secondo me. Quello che invece mi preme dire è che bisognerebbe dare agli operatori e non solo alle associazioni, perché le associazioni rappresentano gli operatori, ma io mi soffermo molto più sugli operatori, perché molto spesso queste persone non sono a conoscenza delle modifiche di questa delibera. E io vi voglio fare un elenco di alcune cose di cui questa delibera è provvista, che dei benefici e anche diciamo delle innovazioni che abbiamo apportato. Intanto, tesserino identificativo, e questo facilita gli uffici anche per il controllo. Limite al numero di posteggi per titolare e famiglia anagrafica. La fideiussione, la somministrazione e consumo sul posto per i mercati, orari più consoni all'esercizio delle attività, rivisitazione in chiave sociale dei mercati, realizzazione di piazze interne, luoghi dove incontrarsi, ricordate la piazza nel mercato, nuove tipologie di servizi, riuso, riciclo, compattazione dei rifiuti, servizio al cittadino, progetti di partecipazione attiva da parte di associazioni e comitati, stringe le maglie per quanto riguarda gli abusi, divieto di appendere le merci come noi già abbiamo detto prima, rispettare le dimensioni previste dalla normativa e in subordine della concessione, rispettare le normative, lasciare 2 metri per il passaggio dei pedoni sul marciapiede, altezza massima del banco 1,60, altezza massima stand 1,50, obbligo del tesserino identificativo messo in evidenza presso il banco di vendita, parcheggiare i furgoni in modo da non arrecare intralcio al traffico, rispettare il decoro mantenendo l'aria pulita ed effettuando la raccolta differenziata, non usare gruppi elettrogeni a combustibile fossile se non strettamente connessi all'attività svolta, evitare l'illuminazione eccessiva o non necessaria. Quindi mi pare che di innovazioni ce ne sono, le contestazioni secondo me sono fatte senza alcun fondamento e secondo me sono anche abbastanza sterili, perché quello che noi stiamo apportando non è né repressione né altro, ma semplicemente riportare la nostra città al decoro e alla legalità. Grazie. Non si può. No, non si può, perché era la fine della discussione con l'intervento del relatore a fine discussione, quindi dichiarazioni di voto. Doveva un po' svegliarsi prima. Allora, sì, dichiarazioni di voto. Sì, consigliera Biondo. Mi fa sorridere che la maggioranza del proprio intervento rivendicando le importanti innovazioni che sono in questa delibera, se fino a questo momento avete parlato semplicemente di refusi, perché o si tratta di refusi o si tratta di innovazioni, evidentemente anche voi questa cosa la dovete capire. Dopodiché credo che sia assolutamente irrispettoso nei confronti di chi da 8 mesi in questa città protesta e ferma le strade a discapito di tutta la cittadinanza, poter pensare che appunto da quasi un anno gli operatori sono in strada per colpa di alcuni refusi. Forse evidentemente questi incontri di cui parlate non sono stati in grado di farvi capire quali sono i problemi reali, perché potete anche andare avanti per la vostra strada, ma non vi è permesso di dire a chi protesta da mesi in questa città, sotto il Campidoglio, a Piazza di Cinecittà, per le strade, bloccando la viabilità, che questa protesta e che questa discussione e che questo approfondimento che è durato 9 mesi era basato sulla discussione su metti la virgola qua, metti la virgola là, hai sbagliato il maschile, hai sbagliato il femminile,
metti questo periodo prima, metti questo periodo dopo, perché nella lingua italiana questi sono i refusi. Tutto ciò che cambia il contenuto non è un refuso. Quindi su questa cosa io penso che ci dobbiamo chiarire. Dopodiché, io non ho mai detto che i presidenti dei mercati non siano stati invitati in commissione. Ho detto che ai presidenti dei mercati, pure a maggior ragione quando sono stati invitati in commissione, non era mai stato detto che l'obiettivo era quello di ritirare la convenzione e di mandare una lettera in data 29 dicembre durante la cena di Natale, perché così non c'era il tempo entro il primo gennaio di fare ricorso. Questa è stata la motivazione e di questo vi dovreste vergognare, perché avvertirli dopo e accoglierli nelle aule del Campidoglio dopo, quando la convenzione è già stata revocata, tempo scaduto, per poi discutere insieme la convenzione, le ricordo che è una dichiarazione quindi ora dichiaro, sì, è come dire alla propria moglie: guarda che sono andata dall'avvocato per fare il divorzio, poi durante il processo ci mettiamo d'accordo. Questo state facendo voi con gli operatori di questa città. L'ultima cosa, veramente, io non do notizie, non devo dare notizie fuori da qua, io sto dando un giudizio politico su di voi, perché gli operatori non hanno bisogno di notizie, perché sono sicuramente più informati su questo argomento di me e di certo anche del consigliere Candigliota che mi ha preceduto. Diamo un giudizio politico, il giudizio politico è assolutamente negativo e quindi voteremo in maniera favorevole al parere contrario, com'è la delibera? Contrario al parere favorevole, grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Vi prego di rimanere nei 3 minuti. Ringraziare gli apprezzamenti che mi sono stati fatti, ma la presenza l'ho sempre assicurata fino ad oggi, da quando ho cominciato questa nuova mia avventura nella politica. No, certo. Certo, perché l'avventura ce l'avevo prima. E nella commissione naturalmente ho votato. Sono astenuto dal votare questa delibera, in quanto non è che io non condivido le modifiche, per carità, apportare delle correzioni in una delibera che è stata fatta, probabilmente, l'ho dichiarato nella commissione stessa, con molta celerità, quindi non si è avuto l'accortezza magari di andare ad approfondire bene alcuni argomenti. Nel tempo, probabilmente, accortosi di queste lacune che rappresentava questa delibera, si è apportato le modifiche che sono anche condivisibili, perché vanno a puntualizzare tante lacune che non venivano naturalmente rappresentate nella vecchia delibera del 30. Quindi il mio voto, l'astensione dal voto è dovuta solo al fatto che con molta probabilità si poteva forse studiare meglio prima, ma comunque è sempre da condividere quello che magari di buono verrà sempre fatto. Questo è il mio intendimento, per cui io ancora in questa occasione mi asterrò dal voto. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Candigliota? Grazie Presidente. Allora, ho sentito un rumore stridulo di unghie sul vetro. Ci si aggrappa a determinate cose, veramente io non riesco veramente a capire alcune cose, si girano le parole, la Presidente aveva detto un'altra cosa, ha fatto un riassunto che di quello che era la delibera, poi ha specificato anche lei che comunque era maggiormente per chiarezza di alcune cose che non erano ben chiare, quindi voglio dire, no, si girano sempre pure le parole che uno dice, c'è questa voglia proprio di andare contro a prescindere. Un attacco veramente gratuito ogni volta, invece di andare sempre verso la propositività. Allora, detto questo,
queste piccole cose, quindi dicevo, come ha detto anche la Presidente, Refusi, chiarezza su alcune cose, sono piccole modifiche che andavano fatte. Poi, oltretutto, dice, no, non ho detto, e meno male che ci stanno le registrazioni, non ho detto che devono venire in commissione, a me mi sembra che ha detto che devono venire in commissione. Comunque, detto questo, anche gli stessi presidenti hanno detto che la convenzione andava rifatta. Quindi di che cosa stiamo parlando? Siamo andati verso le loro richieste, abbiamo fatto delle migliorie che comunque andavano incontro da una parte anche al decoro e alla cittadinanza, da una parte anche a favore di quelli del settore. Non mi sembra una cosa da fantascienza, tanto più che poi alcune cose sono state portate nella scorsa amministrazione. E voglio ricordarlo che era un cavallo di battaglia di tutti, non è che l'abbiamo fatti scendere noi in piazza, perché comunque noi l'abbiamo fatti scendere perché evidentemente l'abbiamo fatto, cioè è vero, quello che abbiamo detto lo facciamo, non è che come si faceva una volta che quello che si diceva poi alla fine non si faceva, e di questo ci sono le prove perché c'è una risoluzione fatta proprio in questo municipio che non è andata avanti. Ora, io dico, se l'intento è farci passare per persone che realmente non ascoltano la cittadinanza, beh, guardi, questo qua veramente è una cosa veramente scorretta. Comunque noi ribadiamo che siamo favorevoli al parere favorevole. Votazione, credo, benissimo, consigliere Cianci. No, mi dispiace che devo contraddire su queste ultime posizioni dette dal consigliere. Uno, perché non tutti, intanto dico che la discussione con le opposizioni c'è stata, ma mi sembra che molti consiglieri non siano nella commissione di cui lei fa parte. Volevo dire peraltro che qua non si tratta di sterile voler dire di no, la verità è che li cambiate voi da soli i regolamenti, ne fate uno e ne proponete l'opposto subito dopo. Per quanto riguarda tutti i regolamenti, abbiamo avuto una proposta che arriva dal Campidoglio, subito dopo rimandata, rifatta e rifatta. A questo assistiamo, io non posso trattenermi da non dire la verità. Tutti vorrebbero approvare dei regolamenti corretti, precisi e puntuali, per carità, ma quando si fanno questi errori così macroscopici su alcuni degli episodi che abbiamo visto qua in aula, cioè alla fine, tanto Dio, c'è un limita la tolleranza, non si può dire questo. Cioè io sarei pronto ad approvare qualsiasi regolamento ma che migliori in modo semplice e puntuale le cose. Non posso dire di quello che ha fatto il consigliere Coia, che ha ritrattato, ha cercato di incassare due volte sia la protesta sia la soluzione del problema. Allora, questo non va bene, bisogna essere chiari se si vuole un'opposizione che in commissione poi ne ha tutto il diritto di esserci, di non esserci, di... In aula si votano gli atti, in aula noi possiamo dire questo e ben altro, e intanto dico questo, su questo problema del regolamento ci ritroveremo senz'altro di nuovo qua, perché la soluzione non è arrivata e non arriverà certamente. Io mi dispiace dover intervenire ancora così, come dire, a gamba tesa, però non sopporto più che si dicono certe cose. Cerchiamo di essere democratici veri in aula, senza rimarcare ogni volta questa storia. In commissione non c'è, non è, pure prima sull'atto di prima devo ridire la stessa cosa, come non ricorda, ho riproposto l'ordine del giorno 20 volte, o era malata pure allora. Grazie, pertanto io respingo al mittente questa proposta. Grazie. Contrari, astenuti, stesso risultato di prima, 12 favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto. Ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi,
a parte verbali, la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Giannone, Rinaldi, Tosatti, Guido, La Zazzera, Alabiso, Tripputi, Giuliano, Cerconi, Biondo, Toti, Ariano, Zitoli, De Chiara, Principato, avente ad oggetto salvaguardia della scuola d'arte e dei mestieri a Torre Rolli e valorizzazione di tutte le scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale. Sì, consigliere Giannone. Grazie Presidente. Allora presentiamo questa risoluzione che è stato il frutto di un lavoro in Commissione Quinta e ha visto impegnati i commissari per tre, diciamo, in due commissioni, diciamo, chiave. E la prima il 10 di gennaio, la seconda il 24 di gennaio, durante le quali abbiamo audito il Dipartimento Turismo e Formazione Lavoro e i docenti delle scuole d'arte e mestieri del Comune di Roma e alcuni studenti, cittadini che erano presenti. Allora, questa risoluzione ha ad oggetto appunto la salvaguardia della scuola d'arte dei mestieri Torre Rolli e valorizzazione di tutte le scuole d'arte dei mestieri di Roma Capitale. Io adesso non mi starò qui a dilungare sulla descrizione delle scuole d'arte dei mestieri, che sono una istituzione ormai del comune risalente al 1870, quando si chiamavano scuole per artieri. E quindi insomma torno ai giorni nostri. E la scuola d'arte Torre Rolli, che è sita in uno stabile in via Macedonia 120, da sempre, insomma, negli ultimi anni, diciamo che ha sofferto di qualche difficoltà nell'andare avanti, e in genere le scuole d'arte di mestiere negli ultimi anni hanno visto un calo della loro, diciamo, come dire, nella loro valorizzazione, nel senso che, pur essendovi tanti iscritti, però non riescono insomma a venire fuori da tutta una serie di problemi collegati all'aspetto meramente poi gestionale. Abbiamo fatto un focus sulla Ettore Rolli, che è nel nostro municipio naturalmente. Partendo poi da questa, abbiamo provato a fare una risoluzione che volesse in qualche modo dare degli spunti, delle indicazioni politiche per la valorizzazione di tutte e quattro le scuole d'arte. L'opera Ettore Rolli, abbiamo, sentendo sia i dipartimenti, il dipartimento a cui fanno capo le scuole d'arte, l'area organizzativa formazione e lavoro, sia i docenti, ci hanno sostanzialmente descritto una situazione che quest'anno in particolare si è un po' peggiorata. E dunque i temi principali, le questioni aperte principali sono l'aspetto legato alla manutenzione dell'edificio, proprio quindi alla manutenzione edilizia, e al personale, che quest'anno è stato più difficile reperire per il cambiamento delle regole a livello delle leggi a livello nazionale. E poi l'aspetto quindi organizzativo, amministrativo della gestione stessa delle scuole, che non permette una loro promozione a tutto tondo, e quindi anche la scarsezza di fondi per quanto riguarda l'acquisto di materiali, attrezzature, per permettere quindi una gestione delle attività educative efficiente ed efficace. E inoltre c'è una questione portata all'attenzione dai docenti, ma comunque anche dal Dipartimento, legato al titolo rilasciato, che attualmente è una certificazione che attesta sostanzialmente un attestato di frequenza, quindi attesta solo il numero di ore a cui, diciamo, gli alunni, gli studenti e quindi sostanzialmente non è riconosciuto formalmente sul territorio nazionale, pur avendo avuto notizia sia dei docenti ma anche dai presenti che gli studenti che escono dalle nostre scuole sono dotati di professionalità molto rimarcate, molto
di alto livello, per cui informalmente questa qualità gli viene riconosciuta. Parliamo naturalmente di dove questa cosa è fattibile, parliamo sostanzialmente nelle realtà private. Nelle realtà pubbliche, dove c'è bisogno di un riconoscimento formale del titolo, i nostri, diciamo, gli studenti di queste scuole sono di fatto penalizzati. Per questo motivo abbiamo pensato che potesse essere l'occasione per rimarcare, da un punto di vista politico, la nostra intenzione come Municipio Settimo di salvaguardare in qualche modo salvaguardare sia la scuola d'arte, sia la scuola che sta in via Macedonia, la Ettore Rolli, sia tutto il sistema delle scuole d'arte e dei mestieri sul territorio municipale, per la loro, ecco, per la loro qualità, per il lavoro svolto, per la loro storia e quindi per la loro, diciamo, peculiarità nel sistema di formazione globale. Quindi oltre alla scuola, diciamo, statale, le scuole serali, i centri di formazione, secondo noi questo segmento di education, di educazione, può essere utile per quelle persone che si trovano in difficoltà. Immaginiamo anche persone adulte che perdono il lavoro e hanno bisogno anche di una riqualificazione che può avvenire anche con le competenze che queste scuole sono in grado di fornire. Ora io vorrei brevemente così ricordare gli impegni che abbiamo inserito nell'atto e poi lascio la parola alla discussione. Allora, il Consiglio del Municipio Settimo risolve, chiaramente abbiamo portato la risoluzione nella Commissione Quinta del 31 gennaio ed è stata, diciamo, favorevolmente, è stato espresso parere favorevole. Allora, il Consiglio del Municipio Settimo quindi risolve di impegnare la Giunta del Municipio ad interfacciarsi con le parti comunali di competenza, perché la competenza naturalmente sulle scuole è dipartimentale, al fine di rendere stabile la localizzazione attuale della Scuola d'Arte dei Mestieri Ettore Rolli all'interno della struttura nella quale già opera, dotare il Municipio Settimo dei fondi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura in cui è posta la Scuola d'Arte dei Mestieri Ettore Rolli, facilitare l'integrazione e la valorizzazione di personale educativo, tecnico e amministrativo in modo stabile all'interno delle Scuole d'Arte dei Mestieri, al fine di garantire stabilità organizzativa delle attività negli anni a venire e in maniera permanente, e permettere quindi lo sviluppo di progettualità nel corso degli anni. Dotare le scuole d'arte e dei mestieri di fondi dedicati per la gestione ordinaria delle attività educative. Avviare un percorso di interlocuzioni con le istituzioni, quali Regione Lazio, MIUR e altri soggetti competenti, per il riconoscimento giuridico del titolo di studio rilasciato dalle scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale. Infine, promuovere la collaborazione delle scuole d'arte e dei mestieri con soggetti terzi per creare sinergie e collaborazioni funzionali. Questo è tutto, grazie. Altri interventi? Ci sono interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie Presidente della Commissione. Come al solito, io ho partecipato, ogni mattina partecipo alle commissioni, do il mio contributo, poi passionale, non passionale, magari dà fastidio ad alcuni consiglieri, però devono capire la geografia della politica e mi auguro che la capiscono presto. Ho posto due problemi in questa risoluzione, due problemi importanti. Mi sembra che siamo arrivati a scrivere poi nel modo giusto, e ringrazio Attilio, scusami, permetto di chiamarlo il consigliere professor Attilio, sui fondi necessari destinati a dotare il municipio di fondi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Però non voglio cadere nella contraddizione della percezione del fare, quella che raccontate sempre. Mentre noi stiamo parlando qua, alcuni ragazzi del serale che frequentano l'Ettore Rolli si stanno lamentando che i bagni sono allagati. Allora, quando io dico che c'è bisogno di un capitolo subito per gli interventi, e naturalmente io ho parlato
parlato di questo problema, e noi abbiamo parlato di questo problema molto tempo fa rispetto a questo atto che adesso ci accingiamo ad approvare, e convintamente io lo approvo perché vorrei che finisse questa percezione del fare. Lì, questa sera, i ragazzi lavoratori che stanno lavorando sulle vetrate artistiche hanno un bagno che nessuno sa chi dovrà fare la manutenzione. La farà il professore di turno che, oltre a fare l'insegnante, dovrà stappare? Oppure era necessario un intervento più forte fin dall'inizio, con un atto diverso, come per alcuni lavori è stato fatto? Al quarto punto, lo ripetiamo, dotare direttamente la scuola, questo sarebbe il massimo, dotare la scuola direttamente di pochi fondi per affrontare il minuto mantenimento, quindi la manutenzione delle piccole cose. Io sono convinto che abbiamo fatto un ottimo lavoro, però ecco, domani comunque mi aspetto un intervento nella scuola arte e mestieri, perché sennò poi ci riempiamo la bocca, però l'utenza continua a dire ma sono solo chiacchiere, distintivi o sono fatti. Su questa risoluzione mi auguro che i quattro punti vengano sigillati, ma subito, perché il punto più importante che dipende da noi è quello di dire al Dipartimento, perché è una scuola che dipende dall'assessorato alla casa addirittura, di dire noi siamo pronti, come avete naturalmente sostenuto per quanto riguarda i piani zona, le zone O e i consorzi. Anche per questo aspetto è necessario un intervento veloce e rapido, diversamente facciamo un atto che resta nel cassetto. E io li tengo a memoria tutti gli atti che sono stati approvati da questa maggioranza, li tengo a memoria, mi guarda il consigliere di Via di Quarto Miglio, che io la ricordo molto bene, spero che venga attuato. Poi vengono al pettine le cose, perché le cose non fatte restano lì, ma quando c'è un impegno da parte di una presidenza con una maggioranza così bulgara, dove si riesce a fare delle cose invece che altre, allora sono delle scelte politiche precise di convenienza. Non deve essere così, perché sulla scuola, abbiamo detto dall'inizio, non ci sono atti di convenienza, ma ci sono atti di indirizzo puntuali dove tutti dovremmo concorrere in modo puntuale e preciso. Proprio per questo, su quest'atto io sostengo per la prima volta e voto convintamente questa percezione del fare, che si trasformerà, spero, in un fare concreto. Grazie. Altri interventi? Consigliere Stelitano. Grazie, grazie Presidente. Signori consiglieri, io volevo intervenire perché un argomento così importante non va fatta una delibera, non va fatta una mozione, va fatta una risoluzione, una delibera. E fino adesso vedo tutte le mozioni che vengono portate in quest'aula per poi votarle, ma sai, la mozione che la fa il consigliere di minoranza, lo fa il consigliere Ciancio, che è battagliero, che arriva puntuale in commissione, che fa proposte, che fa interventi costruttivi. Sì, Ciancio, è sbagliato. Costruttivi li fanno quando uno sta in maggioranza. Quando fa in minoranza non deve dare idee a una maggioranza sgarrupata. Il nostro bravo consigliere di Fratelli d'Italia, che è una persona saggia, competente, esperto di viabilità, di vigili urbani, di traffico, di mercati, di via Sagno la conosce a menadito, quando dà dei consigli saggi, e poi, caro consigliere, suo consiglio lo prende positivamente questa maggioranza. Detto questo, perciò io sono un po' venire in una commissione e dare un'idea a uno che poi se l'appropria, sinceramente io consigliere Carlone, devono sbagliare per rendersi conto che cosa i cittadini hanno votato, delle persone che hanno solamente l'odio negli occhi. Io lo vedo in commissione, ogni volta che siamo intervenuti tempi ci guardavano con sospetto. Noi non abbiamo
abbiamo mai fatto cose di male in questo municipio. Potevamo fare meglio sicuramente, ma sono state sempre giunte comunale con giunte municipale scoordinate. Quando ad Alemanno stava al governo, noi stavamo al governo, e Alemanno ai municipi di centrodestra dava un contributo economico, e poi abbiamo visto come è andato a finire. E naturalmente a noi non potevamo fare niente, perché lei immagini, e se lo ricorderà signoramente consigliere, che qui quando dovevamo togliere le bancarelle di via Tuscolana ci sono stati dei problemi, non ce l'hanno fatte fare, perché il dipartimento decimo, il dipartimento, no, no, non mi ricordo qual è il dipartimento, il quinto dipartimento, no, era il sociale, il quinto dipartimento, detto questo, non era coordinato, perché c'erano delle frizioni dei dipartimenti che non... Consigliera, si faccia qualcosa, si prenda, sta male veramente, si faccia fare qualche puntura, una supposta, qualcosa. Detto questo, e finisco, no, trovo che portare in commissione e poi venire in aula per votare una mozione, sinceramente la trovo molto scoordinata. Questo argomento è un argomento importante, naturalmente sicuramente i miei colleghi consiglieri di minoranza hanno votato e hanno portato un contributo a questa cosa, ed è una cosa giusta, però, come ripeto, non venire in commissione è perché è tempo perso. Grazie. L'ho detto perché si faccia sapere, non ci abbiamo, guardi, vergogna di non venire, scusi, in commissione a perdere consigliere tempo. Ciancio, consigliere Stelitano, lei è già stato presidente. Mi scusi, ha chiuso il suo intervento, deve stare zitto finché non le ridò di nuovo la parola, a meno che lei si sia dimenticato. Deve stare zitta anche l'altro, perché se lei permette che qualcuno intervenga, intervengo anch'io, è chiaro il concetto? Ma qualcuno è intervenuto? No, perché mi dica quando qualcuno è intervenuto, perché l'ha sentito solamente lei. Stappi le orecchie così. Io vorrei che lei si calmasse, consigliere Stelita, per favore, mamma mia, veramente siamo... Io non ho parole, comunque andiamo avanti. Ci sono altri interventi? Vada, consigliere. Grazie, Presidente. Non vedo l'ora di intervenire, perché dopo un intervento comico io mi diverto anche. Perché, cioè, mi pare che il contenuto più importante che sia emerso è che la consigliera Ariano... Dopo quello che è stato detto sulle commissioni possiamo accettare anche il comico, che dice? Presidente. No, basta che non dici il mio nome in vano. Tanto se ne sta andando, quindi si vede come il consigliere si è interessato alla discussione, che la cosa più importante che ha detto probabilmente è stata la consigliera Ariano di prendersi una supposta. Mi sembra che sia stato il contenuto più alto raggiunto in questo anno e mezzo di consigliatura, punto uno. Punto due, il caro consigliere che è andato via, c'è il problema che intanto bisogna capire che cos'è la scoletta e Rolli, perché ha parlato, c'è di tutt'altro, ha parlato di maggioranza sgarrupata, cioè lui che è stato sfiduciato come presidente del consiglio anni fa, ma stiamo scherzando, lasciamo stare. Altra cosa, cioè, si dovrebbe fare una delibera, allora si insegnasse al caro consigliere che le delibere si fanno quando l'atto è di competenza. Se la scuola Ettore Rolli dipende dal dipartimento, il municipio quale delibera deve fare? Allora sta qua a 30 anni ma imparasse a studiare, questo mi sembra sia il minimo, no? Poi, e adesso andiamo al merito, perché sennò poi dico davvero. Sulla questione Ettore Rolli, abbiamo fatto un percorso interessante in commissione, abbiamo audito tutte le parti coinvolte, e ringrazio anche il Dipartimento perché è venuto a informarci in commissione su qual è la situazione, perché qui il dubbio iniziale era che era si era vociferata questa storia della chiusura della scuola di Ettore Rolli. Ecco perché la commissione chiamato, cioè per appunto in seduta, cioè il dipartimento, che la prima cosa che ci ha detto è: lungi da noi, però sappiate, ci ha informato, ecco perché c'è questo atto, che ci sono degli obiettivi di difficoltà. Cioè la prima di queste obiettive difficoltà è che la scuola praticamente è priva di personale, quindi è molto difficile per loro, ma noi condividiamo in pieno, attivare dei corsi
poi l'ha detto, Rolli ha migliaia di studenti all'anno, quindi cioè, non è neanche una cosa così semplice, cioè attivare corsi senza un personale idoneo, che poi cioè, cambia di anno in anno, no? Ecco perché qui mettiamo la dicitura personale stabile, per dare anche cioè una certa conseguenza importante sul fatto che la formazione per noi, cioè in questo caso della scuola arti e mestieri, come anche le altre, quindi non solo c'era Rolli, è molto importante, senza ricorrere a bandi esterni per prendere il personale di cui la scuola necessita. Ecco perché siamo intervenuti. Altra cosa, il Dipartimento Turismo ha mandato una lettera protocollata al municipio dicendo, cioè qualche mese fa, se potevamo prendere in carico la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, perché loro non potevano, perché non avevano i fondi, eccetera. La Presidente del Municipio, cioè questi cioè sono tutti atti che sono citati in questo ci ha risposto dicendo che siamo ben lieti di farlo, però il comune ci deve fornire dei fondi necessari, altrimenti ci stiamo parlando del niente. Nonostante questo, voglio informare che questa amministrazione ha già inserito la scuola Ettore Rolli, seppur di non competenza, proprio perché il problema è grande, all'interno della manutenzione ordinaria delle scuole, che sono fondi municipali con un appalto creato ad hoc, eccetera, eccetera. Quindi cioè l'intervento nostro c'è stato addirittura prima cioè, di quanto potevamo effettivamente farlo, perché manca c'è l'atto conclusivo cioè, col quale il comune cioè, fa questo atto di consegna ufficiale. E quindi il senso più o meno mi sembra chiaro. Io concludo, spero in modo cioè, più pacato di come ho iniziato. Allora, il consigliere Giannone ha già letto i punti principali. L'altro punto fondamentale che voglio cioè, qui segnalare, e vado in chiusura, è che la scuola Ettore Rolli ci rilascia un certificato che è un attestato di frequenza. Questo vuol dire che uno studente che esce di là e vuole avvalersi di questo titolo per concorsi pubblici, eccetera, vale poco. Ecco perché in commissione noi abbiamo detto, ci stiamo indirizzando, cioè la parte comunale, quella centrale, ad interfacciarsi con chi di competenza, può essere la Regione Lazio, può essere il Ministero dell'Istruzione, comunque c'è un ente sovraordinato al nostro che sia in grado di certificare cioè, questo titolo. Quindi con, questa, cioè, con questo tipo di certificazione, con la manutenzione ordinaria che sarà sempre maggiore se ci arrivano i fondi, perché se non ci arrivano i soldi siamo punto a capo. Oltre a questa cosa del titolo, penso che c'è anche quella c'è la presa stabile dei formatori e cioè degli insegnanti. Ad ora noi mettiamo un serio tassello, cioè quella che storicamente da 1871 è un baluardo del Comune di Roma, ma anche del nostro territorio. E quindi siamo ben contenti di aver fatto questa risoluzione, siamo ben contenti che anche le opposizioni abbiano firmato. Siamo meno contenti che chi non sta mai in commissione, che viene, che non convoca la commissione di controllo e garanzia cioè da non so quanto tempo, si permette di dare giudizi politici. Grazie. Ci sono? Sì, Carlone. Mi tocca per forza. Qua. I miei oratori ad latere non ci sono. Quindi la storia dell'Ettore Rolli probabilmente molti non la conoscono, io l'ho vissuta in prima persona e sono stato forse l'unico a non approvare nel 2001 l'occupazione di quella scuola da parte dei miei colleghi vicini, perché non ritenevo giusto che si privasse del territorio di una scuola e si dovesse procedere all'occupazione di uno stabile proprio da parte dei vigili urbani, quando poi i vigili urbani sono preposti naturalmente al controllo e allo sgombero di eventuali occupazioni che venivano fatte. Nel periodo che è stato fatto questo tipo di discorso, lo stabile non era nemmeno di proprietà del comune, ma era di proprietà della provincia, tanto che la provincia, qualcuno in quest'aula se lo ricorderà, stava attivando tutte quelle procedure perché si procedesse nei riguardi
dei responsabili dell'occupazione. Diciamo che sono stati fatti degli interventi da parte degli organi politici di allora e hanno sanato o hanno risolto qualche problema, però è rimasto sempre il problema della scuola. Non diciamo gli atti di vandalismo che sono stati commessi per occupare quelle stanze, rottura di finestre, rottura di porte, tutti gli attrezzi che erano dentro quelle aule sono stati buttati giù. Però oramai tempo passato, quindi oggi io non faccio parte della commissione, però devo dire, non ho nemmeno firmato, perché non ho firmato perché non ero presente, però condivido appieno che questa cosa vada affrontata, ma vada affrontata seriamente, non solamente con la carta, ma deve essere affrontata e si deve dare la possibilità ai ragazzi di poter frequentare quella scuola nel modo giusto, non mettendo la sbarra, non facendo entrare, ma lì la scuola ha pieno titolo a rimanere in quello stabile. Però oramai quello che è stato fatto e probabilmente si può fare ancora poco, perché se non si arrivava forse a qualche atto anche da parte della scuola, del presidente della scuola, avrebbero occupato anche quell'altro spazio e i studenti tutti quanti dall'altra parte. E questa è una cosa che sinceramente mi ha dato la testa. Il motivo, lo volete sapere il motivo per il quale io mi sono candidato? È stato proprio questo. Io me ne sono andato dai vigili urbani dimettendomi proprio per questo motivo. L'ho detto già in consiglio allora, lo ripeto oggi dopo 15 anni, lo ridico, perché non ho ritenuto giusto che la polizia municipale, allora oggi polizia locale, occupasse degli spazi. Una cosa che non sta né in cielo né in terra. Però è avvenuto, che dobbiamo fare? Corriamo un po' ai ripari, sperando che con questa mozione si possa veramente dare agli studenti, ai ragazzi, un avvenire differente, perché prima esistevano le scuole professionali. Quando si finiva il corso della scuola professionale c'era la ditta che subito li chiamava, i migliori dell'istituto, li chiamava, vieni qua, vieni a lavorare. Oggi questa possibilità è preclusa, quindi io non darò naturalmente, non prenderò la parola per l'espressione, ma sarò senz'altro favorevole, anzi favorevolissimo a questa cosa. Grazie. Grazie, un intervento molto appassionato che ci ha fatto apprendere molte cose, tra l'altro. Grazie mille. Allora, andiamo alle dichiarazioni di voto, perché siano finiti. No, non sono ancora finiti gli interventi. Qualcuno vuole intervenire? Benissimo, Candigliola. Grazie Presidente. Io mi sento veramente indignato, vedo è anche poco, perché vedete, levato che si parte con una risoluzione che tende comunque ad andare a risolvere determinate situazioni e si sfocia poi in tutt'altro. Il consigliere si accende facilmente, prende fuoco, e io queste cose veramente non le capisco, poi senza motivo, perché poi io credo che abbia un astio, però una cosa che veramente chiederei alle opposizioni di veramente prendere le distanze da alcune affermazioni, specialmente quando si tratta di affermazioni sessiste, e questo io non posso veramente accettarlo, dal momento che, e chiedo specialmente alle donne del gruppo dell'opposizione, se una cosa del genere rivolta alla consigliera potesse essere una cosa veramente carina. Io questa cosa veramente mi sento, non,
voglio neanche ripeterlo. Allora, io mi sento veramente offeso per lei. Allora, io chiedo alle opposizioni che veramente facciano un passo indietro su quello che ha detto, su una dichiarazione così sessista, fatta anche più volte in commissione, quelle poche volte che poi tra l'altro si è presentato, anche perché, voglio dire, siamo stati senza convocare la controllo e garanzia per 3 mesi, adesso non mi ricordo se 2 o 3 mesi. Oltretutto, quando quelle poche volte che si viene non si partecipa perché esce nell'arco di quei 20 minuti, poi passati 20 minuti se ne va sempre. Quindi io voglio sapere dove sta quest'odio che ha visto, dal momento che non ci stava, non lo poteva neanche vedere quest'odio. Allora io dico questo, no? Io, dopo tutte quante le cose che sono state fatte in favore della donna, abbiamo parlato anche più volte in consiglio, anche sul discorso del non le sta bene, vedo che fa così, dico, quindi di conseguenza evidentemente allora non piace questa mia dichiarazione, ne prendo atto, e specialmente poi detto da una donna, quindi io non so più che dire a questo punto. Guardi, veramente devo dire che oggi ho assistito a una vergogna da parte delle opposizioni, maggiormente dalla parte femminile. Grazie. Andiamo avanti, vorrei che si rimanesse sul tema. Grazie. Grazie. Facevo quella faccia perché mi sembra, diciamo, che poi stavamo un po' strumentalizzando tutto questo, però se c'è bisogno poi di fare una discussione sulle donne, io sono sempre felice di essere convocata nella commissione delle lettere, che quella sì non viene convocata da tanto tempo. Non credo che l'offesa, e lo dico alla consigliera Ariano, non lo dico a nessun altro, non credo che l'offesa avesse uno sfondo sessista, credo però che sia stata assolutamente poco delicata, e quindi di questo mi scuso, ma farne una questione di genere mi sembra molto esagerato. Non è una questione, diciamo, di genere, e su questo, anzi, da donna la pregherei di non strumentalizzare le questioni e le offese o le parole poco delicate che vengono rivolte alle donne come una questione di sesso, perché abbiamo la capacità, tanto quanto voi, di saperci difendere nonostante abbiamo un corpo diverso dal vostro. Quindi su questo vi chiederei io più rispetto, e credo che la consigliera Ariano si sappia difendere da sola, e non perché è maschio o femmina, donna o uomo, ma semplicemente perché è una persona, perché siamo colleghi e perché qui credo che da parte di tutti ci debba essere un po' più di rispetto. Nel merito, perché voglio tornare nel merito della discussione che mi sembra anche voi abbiate dimenticato, e posso dirlo perché ho firmato questa risoluzione anche io, perché credo che sia importante discutere un tema del genere, volevo semplicemente ribadire la posizione del Partito Democratico rispetto al fatto che è chiaro che questa scuola di arte e mestieri debba essere tutelata e valorizzata così come tutte le altre scuole di Roma, però su questo io vorrei prima o poi che avessimo anche un confronto con il Comune di Roma, perché tante volte in questo anno e mezzo ci siamo ritrovati a discutere in quest'aula delle risoluzioni in cui chiedevamo qualcosa al Comune di Roma, e tante altre volte però non abbiamo avuto la possibilità di seguire l'iter. Allora, se dobbiamo arrivare a Dama come vogliamo arrivare a Dama, io chiedo che su questo tema non sia sufficiente per questo Consiglio aver oggi approvato questa risoluzione, ma che nei prossimi mesi si chieda al Comune di Roma, con una cadenza serrata, quali sono stati gli atti amministrativi e economici, perché quello che diceva su questo il consigliere Ciancio mi trova d'accordo, che cosa ha fatto il Comune di Roma per salvaguardare e per valorizzare queste eccellenze della nostra città, perché se no anche in questo caso avremmo fatto una battaglia che io ritengo giusta e che ho condiviso, ma che poi non porta a alcun risultato. Grazie. Ci sono altri interventi? No? Consigliere Giannone, lei può alla fine, se è stato il primo ad illustrare. Grazie, sì. Presidente, volevo chiudere, diciamo, gli interventi dicendo che la scuola dipende dal Dipartimento Commercio e non è assessorato alla casa. E un'altra precisazione che, diciamo, in qualche modo vuole rassicurare tutti i presenti, che questo atto non è una funzione sulla quale è stato basato tutto, insomma, l'intervento precedente, ma è correttamente
portare un indirizzo politico agli assessori, alla sede e agli assessori competenti. Quindi siamo nel cammino giusto, volevo solo rassicurare tutti di ciò. Per quanto riguarda ciò che sta facendo il Comune di Roma, volevo assicurare anche un'altra cosa, che nonostante la legge Madia abbia, diciamo, creato questo piccolo problema nell'assunzione di personale per l'anno scolastico 2017-2018, perché se non lo sapete ve lo dico io, ma non esiste più tra i mansionari del Comune, il mansionario del Comune di Roma, la figura del formatore, per cui non è possibile, diciamo, assumere con quella figura, per cui si era, diciamo, l'escamotage che nel passato era stato fatto, così ci ha detto il Dipartimento, mi pare di ricordare, era quello di fare i contratti a tempo determinato di volta in volta. Con la legge Madia questa cosa non è più possibile farla, e quindi quest'anno si è trovata in difficoltà, il Dipartimento si è trovato in difficoltà nel reperire persone che avessero quelle competenze, quelle specificità. Parliamo di persone capaci di utilizzare dei software di, professionali di fotoritocco, capaci di lavorare, diciamo, la ceramica, il mosaico, piuttosto che le vetrate, gioielleria, eccetera. Quindi sono delle professionalità molto di nicchia, quindi non è che si trovino facilmente sul mercato. Per cui il rischio di non riuscire ad avere personale adeguato per avviare tutti i corsi era oggettivo ed era dovuto a questa contingenza. E posso dire che dalla settimana scorsa e questa settimana, mi pare, insomma, sì, di aver, sì, questa settimana dovrebbero essere partiti tutti i corsi, perché il personale è stato trovato grazie all'intervento del Comune di Roma, che ha individuato una modalità alternativa. Quindi fattivamente il Comune di Roma quest'anno si è data da fare per risolvere questa anomalia, questa, diciamo, contingenza. Chiaramente questo non può essere una modalità operativa, ed è per questo motivo che con questa risoluzione noi chiediamo l'impegno a individuare le forme più corrette e consone per rendere stabile il personale necessario, sia docente sia amministrativo organizzativo. Chiaramente rimane il problema della, diciamo, del mansionario, quindi non è previsto il formatore tra le mansioni dei dipendenti del Comune di Roma, bisognerà trovare altre forme. E su questo so che sia la Commissione capitolina competente, la Commissione Cultura, sia il Dipartimento e l'assessorato si stanno interessando. Ora dobbiamo attendere che i risultati arrivino, e sono d'accordo con voi. Grazie. Consigliere Ariano. Grazie Presidente. Io in realtà chiederei ai colleghi consiglieri di ricordare bene questo momento, perché credo che io sinceramente mi sento profondamente offesa della frase che il consigliere Stelitano, da tanto tempo rappresentante di tanti cittadini di questo territorio, si è permesso di dirmi mentre io stavo tossendo. Quindi per mia natura, insomma, sono alquanto, cioè, insomma, rimango molto riservata, ma questa è una cosa che in realtà non credo sia tollerabile. Io sono sicuramente una persona che ama difendersi, e se la persona fosse rimasta qui avendo parlato di odio nei nostri occhi, sicuramente mi sarei, insomma, avrei chiesto intanto gentilmente di dirmi il significato di sgarrupata, questa maggioranza sgarrupata. Io sinceramente, forse perché ho una mamma, insomma, non italiana, un papà che ha sempre viaggiato tanto, sgarrupata, io sinceramente non conosco il significato di questo termine. Quindi chiedo magari a chi ha più esperienza di darcene una specifica. E ovviamente sgarrupato, unito a una supposta, non so se possa avere qualche nesso, sinceramente. Quindi io rimango veramente sorpresa di come questo territorio sia per anni stato veramente
rappresentato anche da persone che si permettono, nel momento in cui comunque hanno di fronte tanti cittadini, oggi è la prima volta che andiamo in diretta streaming, di comportarsi così. Io chiedo a tutti di fare veramente, ho capito che siamo in campagna elettorale, voi avete, cioè, c'è chi ha delle strutture di partito a cui deve rispondere, forse deve poi magari far portare quel punticino in più, insomma, ecco, eventuali sondaggi, ma vi rendetevi conto che qui siamo persone che rappresentano i cittadini, che credono che abbiamo un minimo di consapevolezza di questo onere, ma grandissimo onore, che il rispetto per chi è accanto a noi, ma anche di fronte, debba essere assolutamente primario, che ovviamente, io ripeto, non so, ecco, non so se forse magari un giorno avremo modo di farci chiarire sempre pubblicamente, magari in questa stessa sede, dal consigliere cosa avesse in mente nel momento in cui ha pronunciato queste parole. Io mi sento profondamente offesa e realmente non chiuderei qui, non credo sia il caso di aggiungere altro, insomma. E beh, ovviamente ho detto, io mi aspetto comunque in questa medesima sede, con la medesima enfasi, delle scuse, e ovviamente poi insomma decideremo di conseguenza. Grazie. Ci sono altri interventi o passiamo alle dichiarazioni di voto? Aveva già fatto l'intervento finale, l'intervento per... ok, perfetto, per motivi personali. Quindi adesso a questo punto direi dichiarazioni di voto. Sì, consigliera Biondo. Sì, per dire che il Partito Democratico vota favorevolmente a quest'atto. La consigliera Leano chiaramente, nonostante diciamo non fosse nel tema, non mi sono permessa di chiedere alla Presidente di interromperla, anche se non ha per nulla fatto un intervento nel merito di questa questione. Io mi dispiace se lei si è sentita offesa, dopodiché io ricordo che l'altro giorno diciamo si è sentito anche dai microfoni della Presidente del Consiglio una parola poco carina nei miei confronti. Adesso non ne facciamo una questione pubblica, perché se no fate quello che ritenete, ma anche io dovrò dire diciamo pubblicamente che mi è stato dato della stronza in quest'aula. Grazie. Allora, nessuno le ha mai dato della stronza, penso che per fortuna i video ci sono e parlano chiaro, quindi stia attenta, anche perché qualcuno poco prima aveva detto la deficiente si è svegliata. Forse allora vogliamo ricordare tutto? Stronza non è stato detto, la deficiente si è svegliata, invece è proprio, si sente bene, bene, bene. Quindi stiamo attenti alle parole, consigliera Biondo, stiamo molto attenti, perché altrimenti penso che finisce... Guardi, Presidente, io non le uso le parolacce in quest'aula e questo non mi si ma può non dire, le usate quindi, ne, quindi non le ho usate neanch'io. Sono presente solo io, se ha qualcosa da dire a me, me lo dica pubblicamente. Lo sto dicendo pubblicamente. Io lo non sto... ho mai detto una parolaccia, mi scusi. Lei è la Presidente del Consiglio, quindi guardi, soprattutto perché siamo in streaming oggi, stiamo veramente facendo una brutta figura. Ma io penso che veramente dovrebbe smettere di interrompere quando la Presidente del Consiglio parla, nessuno le ha dato la parola, quindi io questa abitudine di interrompere sempre non la tollero più. Le ripeto, nessuno l'ha mai detto e sfido chiunque a risentire il video e dire che io ho detto quella parola. Stia ben attenta, perché veramente le denunce fioccano. Mentre stia ben attenta, perché veramente mi sta facendo perdere la pazienza. Stia attenta a quello che sta dicendo, perché sta accusando di una cosa non vera la Presidente del Consiglio, e non è una cosa che va fatta con leggerezza e superficialità. La minaccia. Non è una minaccia, vorrei che lei stesse attenta, le vorrei, perché lei ha minacciato precedentemente sulla storia di un'accusa falsa. Quindi io sto dicendo semplicemente, si stia attenti, è normale. Io sono che attentissima, lei l'ha detto senza microfono e quindi i cittadini non ho lo detto, guardi, adesso la lo chiudiamo può, qua perché lo sennò, può sentire, se non l'ho detto, senza ho che mi detto che Strazio se lo vada a risentire in tutti i modi. Quindi se lei sente fischi per fiaschi sono problemi suoi. Altre cose sono state sentite a tutto volume, quindi è meglio stare attenti. Quindi dopo questa bruttissima immagine che
che ancora una volta qualcuno dà in questo consiglio è la mancanza di rispetto per i ruoli istituzionali e il posto istituzionale in cui ci troviamo, io direi di andare oltre e procedere con la seduta di consiglio. Il resto è inaccettabile. Andiamo avanti. E scusate se mi sono persa, perché veramente quello che sento oggi va oltre ogni limite della pazienza. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ho detto se ci sono altre dichiarazioni di voto. Benissimo, non ci sono altre dichiarazioni di voto? Se alzate la mano, magari io vi do la parola, perché grazie, qui c'è l'abitudine di prenderla quando non si dà la parola. Grazie, io stavo aspettando proprio che iniziassero le dichiarazioni di voto, proprio per dare fine a questo momento, per dire e ricordare che ho firmato e ho partecipato, per tale motivo voterò questa risoluzione con tutte le premesse e gli appunti che ho fatto nell'intervento iniziale, ricordando peraltro quello che il consigliere Carlone ha già detto del 2001, ma ripeto anche che la stessa risoluzione che ho portato in commissione nel 2008 esiste, è ferma lì, perché la vera paura, dice bene il consigliere presidente Attilio, professore, è la paura che venisse smantellata, quindi quella era la paura del 2008, quella continua ad essere la prima paura che ci stavamo chiedendo proprio all'inizio dell'anno, forse prima di Natale, nel periodo in cui è arrivato uno dei professori a sollecitarci questo problema. Proprio per questo vigileremo affinché tutto possa essere riportato nell'ordine. Ripeto, ognuno faccia mente locale di tutte le parole dette o non dette a mezza bocca o a bocca piena, cerchiamo il rispetto in quest'aula. Penso che nessun consigliere voglia offendere nessuna donna e non lo farebbe mai, quindi rimarco la possibilità, forse se è necessario, di fare una riunione più allargata per puntualizzare alcuni comportamenti che non devono eccedere mai, ma nessuno, penso, di voi e di noi abbia mai osato intendere rispetto alle ragazze, alle donne, chiamo ragazze, offese che vadono al di là di quello che è una dialettica politica. L'ho detto già in commissione molte volte, per cui ringrazio e votiamo convintamente quest'atto che necessita, soprattutto domani mattina, caro Presidente della Commissione Scuola, un intervento veloce, visto che già c'è un appaltino per la manutenzione ordinaria. C'è un appaltino, come diceva lei, un intervento veloce per riparare i bagni che sono otturati e non ci si può camminare dentro. Grazie Presidente, grazie all'Aula. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere. Riescano a trovare le risorse necessarie e con l'attenzione dovuta a tutte quelle problematiche che ci sono attorno alla scuola e che richiedono comunque la giusta attenzione per una valorizzazione concreta di queste istituzioni. Grazie. Mi è stata fatta una richiesta, quindi sto leggendo il regolamento. Sì, è vero. Mi scusi, Presidente, io ho fatto richiamo al regolamento in funzione del fatto che l'articolo 56 lo prevede. Siccome che io credo che non solo io, ma anche i miei colleghi ci sentiamo offesi di quello che è stato detto
quest'aula e pertanto chiediamo un provvedimento disciplinare come previsto dall'articolo 56. Sì, grazie. Allora, sì, la censura implica, oltre all'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione per un periodo da 1 a 3 sedute. La censura è disposta dal presidente, udite le spiegazioni del consigliere, sentito l'ufficio di presidenza. Nel caso in cui un consigliere si ritenga gravemente offeso dalle espressioni di un altro consigliere, il presidente del consiglio, su richiesta dell'interessato, entro 5 giorni esamina la questione nell'ambito dell'ufficio di presidenza e, sentiti i consiglieri interessati, decide con le modalità di cui al precedente comma. Quindi per me è assolutamente accoglibile la sua richiesta. Quindi entro 5 giorni chiederemo, l'ufficio di presidenza chiederà al consigliere Stelitano di spiegare le sue motivazioni, di convincere l'ufficio presidenza, perché altrimenti verrà allontanato dall'aula per 3 sedute. Grazie presidente. Azione. Perché credo che tutti abbiano fatto la loro espressione di parere, forse Carlone manca, l'ha fatta, perfetto. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Approvata con 15 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. L'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi era l'approvazione dei verbali 39, 40 e 41 delle sedute del Consiglio del Municipio 23, 30 novembre e 4 dicembre 2017 si ritengono approvati. La seduta chiude qui. 16:30. Yeah.